Varcato febbraio, gli istituti superiori entrano in possesso del quadro delle iscrizioni alle classi prime per il 2023-2024. A Pesaro la tendenza rispecchia un andamento nazionale con i licei scelti dal 57% dei neoiscritti con relativa fatica degli istituti tecnici al 31% e calo degli indirizzi professionali al 13%. Questa la valutazione di Riccardo Rossini, che è il presidente dell'Associazione Presidi Marchigiani, nonché passato dalla guida di un liceo come il Marconi ad un istituto agrario come il Cecchi. C'è una grande esigenza da parte del mercato del lavoro di professionisti, di lavoratori specializzati che dovrebbero uscire dai professionali, perché le imprese hanno veramente fame di questi lavoratori e purtroppo ne abbiamo sempre meno. Ne abbiamo sempre meno perché non si iscrivono, perché non percepiscono il professionale come un percorso che gli insegna un lavoro, e quindi dovremmo forse fare qualcosa, probabilmente modificare i curricula, modificare i piani di studio, cercare di investire nei laboratori. Calano i professionali, ma con fatica l'alberghiero Santa Marta resta in linea di galleggiamento. Nonostante a livello nazionale c'è un calo quasi dell'1%, noi siamo riusciti a mantenere anche forse poi anche qualche cosina in più rispetto all'anno scorso, per cui da quel punto di vista sono molto soddisfatto, però siamo sempre sotto rispetto alla richiesta. Per le associazioni di categoria, soprattutto gli albergatori e i ristoratori, hanno bisogno insomma di personale qualificato, che si può trovare solo secondo me negli istituti alberghieri, nel istituto alberghiero, quindi cioè, a fronte di una grande offerta c'è pochi studenti che decidono di affrontare studi in questo settore. Dati di iscrizione valutati con amarezza anche da un istituto tecnico come l'Ipsia Benelli. Quest'anno diciamo che siamo rimasti sui numeri dell'anno scorso, ma l'anno scorso eravamo già diminuiti, ecco, quindi non è soddisfacente. Noi speravamo in una inversione di tendenza, cioè che questa curva discendente ritornasse a salire come lo era, guardi, non dico niente, ma almeno prima del Covid. Questa tendenza alla digitalizzazione aumenta sempre di più, nonostante che si facciano tanti discorsi sui bisogni del territorio, sul discorso di determinate professionalità che mancano e mancano sempre di più. Si suscita entusiasmo nel momento in cui ci si propone, il problema è che poi e quando anche vengono all'open day, sono venuti tanti interessati a vedere la scuola, però poi si raccoglie poco, insomma. Il trend durante l'anno, cioè dalle iscrizioni in poi fino all'inizio dell'anno scolastico successivo o anche dopo, poi invece è sempre in salita, perché mano a mano poi le persone cambiano idea, iniziano la scuola magari e poi vogliono cambiare. Dopo lì abbiamo l'esplosione, quest'anno abbiamo avuto più di 100 alunni che appunto hanno cambiato indirizzo di scuola da liceo o altri indirizzi per iscriversi da noi. Solo che è sempre lì il problema, poi l'organico si fa con i dati delle iscrizioni di gennaio, poi non abbiamo appunto quindi le classi in cui ospitarli e quindi poi capisce che dopo di noi c'è la dispersione, nel senso che gli alunni non sanno più, una volta sbagliata la scelta, non sanno più cosa fare. Rovescio della medaglia, licei che non arrestano la loro crescita. I complessivi confermano un numero analogo a quello dello scorso anno, leggera crescita, quindi ci fa piacere. E la distribuzione probabilmente leggermente diversa, abbiamo un aumento al classico, che probabilmente riusciremo a fare tra prima, insomma, forse ne avevamo due, e poi adesso vedremo, però confermo le cose. Come dicevi, tengono, non so se sia un bene o un male, però insomma, le cose vanno avanti con questa tendenza.